nell'episodio precedente. Ahia! Sono questi, semplicemente questi. Mizzega! Via! Non serve più in Spagna. Niente, non c'era il numero, quindi ci stiamo spostando anche in quello di fianco. Così. Lo sai, guarda, lo sai. Nel frattempo sono andato a recuperare questa simpaticissima creatura che si dimena con uno squalo. Buon appetito! Buon appetito! Ci spostiamo vicino a Tias, perché domani andremo a vedere la Montagna Blanca. Questa è la Montagna Blanca. Buongiorno a tutti da qualche parte dell'entroterra di Lanzarote. Ciao a tutti, lì nel frattempo c'è Daria. Guardate un po' questa mattina. Devo dire la verità. Dimmi la te la verità, amore. Dimmi. Dai, dimmi. Allora ve la dico io. Devo dire la verità. Si è davvero impegnata stamattina. Ha fatto un lavorone. Questo qua è un castello di pancake che adesso divideremo. E grazie. Prego. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Nulla, vi dicevo, quindi stamattina ci siamo svegliati qui vicino al pueblo di San Bartolomé, o come al solito, come si dice, sotto la montagna tesa. Adesso facciamo colazione, oggi la giornatina ai noi è tornata ad essere un po' uggiosa. E nulla, e tra un po' iniziamo questo velocissimo trekking verso la Montagna Blanca per poi vedere, vediamo se prima o poi, forse poi, questi canyon. Sono grossi? Sono morbidi. E poi andremo a vedere i canyon di Grietas. Io ho i miei interessi. È venuto bene? Ma direi sì, sì. Allora, quando è? Li faccio per tutti. Sì, ma ne devi fare tipo 200 perché beh, comunque ho portato la colazione per le bimbe. Oh, oh. Ah, scusa, sono i miei pantaloni quelli. Lascia. Però quando pare Naya ha deciso che lascia. I pantaloni sono più buoni. Lascia. Guarda il biscottino. Dai, Naya. Guarda che il biscottino, guarda. Che cos'è? Che guarda che cosa vi ha portato lo zio. Brava. Wow. Ma che buono. Spuntino. Che cosa ci fai qua? Tu l'hai già avuto. Oh. Oh, sono morbidissimi. Buonissimi. Brava, cavolo. Buoni. Buonissimi. Con cosa li hai farciti tu? Marmellata di fragola. Io con lo sciroppo di agave. D'agave. Buono, eh. Stra buono. Mamma. Bacio, bacio. Quasi. Ah, sì. No. Ma quanto ti amo. La smettiamo? Naya. Esce. Tieni, Naya, tieni.
ci stiamo preparando per questo mini trekking alla Montagna Blanca. Per oggi lo vogliamo fare in maniera estrema, non facile. Come no, in volte. Maniera adatta lo vogliamo Invece fare. Invece di mettere le ciabatte, oggi ci mettiamo gli scarponcini per fare trekking. Dai, una volta voglio provare il brio di fare qualcosa di pericoloso. Pericoloso? Di più sicuro? Dai, ci prepariamo e vamonos. Quella che si vede in fondo è la montagna colorata all'interno del parco di Timanfaya, che andremo a visitare nei prossimi giorni. Comunque, per chi non lo sapesse, il parco di Timanfaya è il parco nazionale di Lanzarote ed è nato dopo delle eruzioni vulcaniche appena 300 anni fa. Il paesaggio è lunare perché ci sono montagne e vulcani ed è geologicamente protetto. Quindi con i mezzi non si può entrare solo attraverso una visita guidata con un pullman che ti accompagna per il parco e magari chissà in uno dei prossimi video ve lo facciamo conoscere anche a voi. Durante la passeggiata ci siamo imbattuti in questo non sappiamo neanche come definirlo, in cui ci sono questi cagnolini bellissimi, lei forse anche incinta, che stanno malissimo, sono magri, sono con delle ferite, noi stiamo provando a chiamare un'associazione ma è sabato e ovviamente non risponde nessuno, sono chiuse, vediamo come si risolve la situazione. Guardani, ciao, proprio cattiva tu, vero? Oh, amore. Intersección cerca, in una intersección entra camino La Degollada e El Espesiero. Siamo riusciti a metterci in contatto con la polizia, visto che appunto è tutto chiuso, e vediamo cosa faranno. Niente, alla fine abbiamo rinunciato ad andare alla Montagna Blanca perché Coco è stanca, ha un po' di caldo, la stiamo portando in braccio e quindi niente, non ce la sentiamo di fare chilometri in più, soprattutto non ce la sentiamo di arrampicarci in cima a una montagna e poi anche perché siamo rimasti molto fermi fuori dalla struttura con i cani, cercando di capire come poterli aiutare, e stiamo ancora cercando di capire come poterli aiutare. Speriamo di trovare presto una soluzione perché qua tutti ci rimbalzano altrove e non sappiamo che fare. Ma visto che siamo sulla strada comunque per tornare ai camper e visto che per strada ci sono i canyon, andiamo a vedere i canyon. Poi noi, io e Dani, staremo là e i baldi uomini andranno a riprendere i camper e ci verranno a prendere. We'll be right back.
aver provato senza risultato a visitare la Montagna Bianca perché faceva caldo e Coco non ci riusciva, quindi l'abbiamo saltata. Adesso ci stiamo dirigendo verso una palma che ha una particolarità, questa palma, ma ve la faremo vedere tra un po'. Allora, noi siamo appena arrivati qui appunto nei pressi del Parco Nazionale del Timon Faia, quindi siamo nel Parco dei Vulcani. Abbiamo parcheggiato adesso qui in una stradella vulcanica. Abbiamo mangiato insieme a Dani e Luca perché nel frattempo Dari è fuori, che è andata a raggiungerli. Poi ci abbiamo mangiato insieme perché oggi non avevamo pranzato, quindi abbiamo mangiato molto tardi, alle 5 passate. E adesso, visto che a un paio di centinaia di metri c'è questa famosa palma inclinata, usciamo un attimo e andiamo a visitarla. Poi i programmi della serata, una volta rientrati, ripeto, e qui accanto prevedono di spostarsi di un chilometrino e andare a parcheggiarci in un parcheggio che c'è invece vicino alla Montagna Colorada, che invece vedremo domani quando farà di nuovo luce. E niente, questa era la palmera inclinata, verosimilmente si sarà appunto inclinata, si è appoggiata sul crinale e le radici sono rimaste, quindi ha continuato a crescere però in verticale. Comunque, adesso siamo rientrati al camper e ci muoviamo, dove vi dicevo prima, nell'apparcamento della Montagna Colorada, dove passeremo la notte. Vabbè, prima di partire mi tocca fare i piatti, altrimenti sballottola tutto. Qui siamo arrivati nel nostro spottino, questo bellissimo vetro pulito, ma si può intravedere Dani e Luca con spugna. Però, ti piace? Sì, mi piace, però è molto pendente. Pendente, sì. E visto che siamo arrivati, vi facciamo anche vedere che cosa ci stiamo preparando. Stasera questa preparazione è un po' una joint venture, perché Daria si sta occupando di fare il riso, che ne sto togliendo un po' dalle nostre bolle per darle a Coconaia. Darle a Coconaia. Perché stai preparando questo riso? Cioè, se ti va, ci puoi dire. Facciamo la bowl col salmone e col salmone. La bowl sarebbe la poke? Sì, la poke. La poke col salmone. Ma è la stessa cosa? Dani. È la stessa cosa? Beh, la bowl è il contenitore, no? Ma noi stiamo facendo una bowl o una poke? O meglio, state facendo una bowl o una poke? Una poke. Quindi non una bowl. Una poke con il salmone, gli edamame, l'avocado, l'alga. Ma che faccio, la taglio questa parte perché abbiamo detto bowl? No. Sicura? Mm-hmm. E già che ci siamo, vi faccio vedere pure come si compone questo tavolo. Allora, questa sarebbe la composizione base. Questo è il pacchetto aggiuntivo. È una prolunghina che tac, e tac, si stacca e ha il suo alloggiamento qua dietro, dove riporla, che qui sotto c'ha, ce la facciamo, eccolo qua. E poi ha questa parte che è scorrevole, quindi quando è in configurazione base lui è così, quando mangiamo io e Daria
quando non vogliamo allargarci troppo mettiamo la prolunghina, invece come quando stasera siamo in quattro vogliamo stare più comodi mettiamo il prolungone, quindi si apre sostanzialmente il tavolo, vedete, è a slide, si allarga, e questo è a portafoglio, si ribalta direttamente qui. Tac, tavolo pronto. Ah, fai bene al capello se lo fai asciugare. A meno che tu e tu che ne sai, scusami. Scusami, ancora troppo. Cioè, me l'hai data lì, pensavo tu me la stessi servendo apposta, te lo giuro. Ero convinto che me la stessi servendo appositamente. Manu, io i capelli li ho. Lo so, ma figurati. Che ho i capelli che vedono solo le persone. Certo, ma si fa per dire. Ma nel frattempo, qui la cena è pronta e abbiamo queste bellissime bowl. Poiché? Sì. Posso guardare anche la tua? Wow, che bella, raga. Cosa c'è dentro? Possiamo fare un recap di quello che contengono? Salmone, avocado, edamame, alga. Come si chiama questa alga? L'alga? Wakame. Alga wakame. Sì, okay. è la goma wakame, perché la wakame, se quella... la prendi la cosa, è quella più grigia. Cioè, più grigia, più verde. Scusate, fame, sono stanco. Cipolla, sì, verde scuro, verde e scuro. È buonissimo. È topperia. Veramente buonissima, raga. È uno dei miei piatti preferiti, sì. Questa poke. Sì. Cioè a me piace proprio col salmone, la questa. Magari il riso venere, no? Anche se è un po' una sbatta da fare, perché comunque ci vuole un po' di tempo. Ci vuole un po' di tempo, sì. Però sì, se riesco a cucinarla io, ho cucinato anche io.